Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Federico Catozzi e Gianluigi Porretti, che mi chiedono di parlare del film del 1972 di John L. Mankiewicz, Slout e l'insospettabile, di questo ho fatto poi un remake con la regia di Kenneth Branagh e Michael Caine nella parte che qui invece è di Lawrence Olivier, perché il film è meraviglioso nonostante poi nei titoli di testa vengano aggiunti dei nomi fittizi. In realtà il film è interpretato dai due grandissimi attori, ovvero Lawrence Olivier e Michael Caine. Lawrence Olivier interpreta la parte di Andrew Wyke, famoso scrittore di gialli, che praticamente invita a casa sua il giovane italoamericano Milo, che sa essere l'amante appunto di sua moglie, e lo porta lì proprio perché vuole praticamente giocarci e fare in modo che il nostro prima venga buttato dentro una specie di furto, per poi essere, diciamo così, poi ucciso da una pistola che però si rivela a salve. In realtà il nostro quindi voleva giocare con il nostro Milo. A un certo punto però cosa succede? Appare un ispettore della polizia che dice che in questa casa dovrebbe essere successo un omicidio e che appunto il nostro potrebbe essere accusato. Di lì poi una serie di giochi sempre più allucinanti di sceneggiature e di dialoghi, per arrivare a un colpo di scena finale veramente memorabile. Allora, questo Slout di Insospettabili è praticamente un film fantastico. Mankiewicz scrive una sceneggiatura su adattamento della pista teatrale di Schaffer e lo fa in maniera magistrale. Lawrence Olivier è straordinario nel ruolo del nostro ex scrittore di gialli, che vuole appunto giocare come fosse in un suo libro con questo Michael Caine meraviglioso appunto nel ruolo di Milo Tind, anch'essi geniale appunto poi nel rientro quando farà l'ispettore Doppler, che qui già dal nome si dovrebbe capire. Un film girato in maniera perfetta. I nostri due protagonisti, insieme alla villa, alla casa che diventa la terza protagonista, con i suoi muri, con i suoi giochi, con le sue stranezze, diventa praticamente la terza protagonista di un film assolutamente imperdibile. Qui il film la butta proprio su una specie di serie di scatole cinesi che piano piano si incastrano sempre in maniera più interessante, intrigante e perfetta. La sceneggiatura, seppur molto verbosa, il film è molto parlato, è veramente ben scritta. I nostri stanno in scena in maniera straordinaria. Lawrence Olivier già in età avanzata, e invece il nostro giovane Michael Caine fanno veramente a scozzo per chi ha il maggior talento nella recitazione. Due attori come se ne vedono sempre meno ormai sullo schermo. Il Mankiewicz ha dei tempi perfetti per i colpi di scena, dei tempi perfetti per l'ironia, dei tempi perfetti per il dramma. Riesce nell'ultimo atto, nell'ultima mezz'ora, a cambiare le carte in tavola e a riportarci un'altra volta a un certo tipo di realtà e a un certo tipo di finale appunto che non ci aspettavamo assolutamente. Era uno di quei film degli anni 70 che ricordano un'altra volta come il cinema in quel periodo fosse veramente avanti e cercasse soluzioni, portandole anche da teatro e da testi già scritti, veramente diverse e innovative sullo schermo. Produzione inglese naturalmente per questo Insospettabile appunto 1972, che è e resta una delle migliori prove di Michael Caine in tutta la sua carriera. È un periodo incredibile, Carter questo, e che dimostra un'altra volta che Lawrence Olivier era un attore di un altro livello, di un altro pianeta. Caltissimo per il sottoscritto proprio per il suo modo di colpire con questi 3-4 colpi di scena che non ti aspetti veramente. Un altro film che non sembra invecchiato di un giorno, che ha una cosa come 50 anni e che ne dimostra invece veramente nemmeno uno. Tutto è veramente concentrato sulla messa in scena, sulle inquadrature perfette, su un montaggio assolutamente diligente, su una fotografia incredibile, su dei costumi, appunto scenografie naturali della casa, che sono veramente di un altro pianeta. Grandissimo John L. Mankiewicz, grandissimi Caine e Lawrence Olivier, grandissimo questo Insospettabile, The Slout appunto del 1972. Film come questi se ne vedono sempre meno.